Noi abbiamo deciso che tanto comunque non saremmo stati competitivi né capaci in quella fase di andare avanti, e cioè quando il danno nella diapositiva che hai fatto vedere con il recupero funzionale dei pazienti, dopo quello che equivale al secondo anno, credo, dei pazienti, cioè quando il danno si è instaurato, spesso più spesso che no, c'è un danno di proprio anatomico, c'è cioè una cavitazione del tessuto, spesso una sinusoide espansiva che complica le cose, e abbiamo deciso di attaccare quel tipo di patologia, che è ovviamente più difficile, perché se non facciamo una cosa complicata non ci piacerebbe. Utilizziamo un modello che è un modello di post-contusivo, quindi si fa un impatto in qualche modo simile a quello che avviene nel paziente, certo tutti i modelli hanno le loro limitazioni, però questo è un modello post-contusivo standardizzato, dopodiché si attende che si sviluppi una lesione come quella che vedete, questa è una lesione, è una sezione parasagittale del midollo spinale, questo che vedete è una cavità dove manca il tessuto ed è riempito di materiale amorfo, che è materiale degenerativo. Quindi voi avete un'interruzione della conduzione a quel livello, perché questi livelli non passano più. Ci sono degli shunt che passano qua sotto, qualcosa potrebbe passare qua sopra, ne dubito, ma quello è uno dei motivi dell'interruzione prevalente. E abbiamo cercato di ricostruire. So che sembra un po' una cosa da pazzi, ci sono voluti 11 anni, però io ho visto molti esperimenti in cui si usa l'approccio di... si usava ai tempi, perché era lì nel 92, quando abbiamo cominciato... quando li ho visti la prima volta, poi ne cominciamo più tardi, la gente trapiantava in questa cavità cellule di varia natura, di varie origini. Ci sono diverse cellule, e io non sono qua a dire che le nostre sono le migliori o migliori neanche in mente, ce ne sono diverse da quelle nature, però se le butti in un buco, queste cellule si plantano, si coartano, vanno in necrosi, non dico così, e a questo punto non ti rimane niente. Questi però erano i primi esperimenti. Noi ci abbiamo messo 10 anni a sviluppare lo scheletro, cioè le cellule le abbiamo. Abbiamo pensato che serviva un'impalcatura tridimensionale su cui le cellule potessero cominciare a svilupparsi. E questo è stato fatto da Fabrizio, prima è andato da MIT, poi a Berkeley, poi finalmente sono riuscito a farlo rientrare in Italia, sono 11 anni che ci lavoriamo. Facciamo queste fibre che sono fatte di questi nanomateriali. Sono dei nanomateriali che essenzialmente si assemblano, non è importante come li fai, messi a temperatura corporea, si riassemblano secondo una memoria dei materiali, secondo lo schema che gli hai dato fuori dall'organismo. Questo è semplicemente il fenomeno dei filmati che vi dicono che noi possiamo, ingegnerizziamo questi materiali, cioè li disegniamo teoricamente al computer. Ne cambiamo le proprietà fisico-chimiche secondo quella che è la nostra necessità per il trapianto, e dopodiché li sintetizziamo, dopodiché li filiamo a dare la struttura tridimensionale che ci serve, e poi facciamo il trapianto. Abbiamo costruito un'intera filiera per ricostruire i tessuti, in particolare a me interessa il sistema nervoso, ed è qua dentro il padiglione Mariani, e apre tra un paio di settimane, in realtà è pronto. Nel frattempo abbiamo lavorato in convenzione con l'Università di Cocca, dove lavoro io, abbiamo fatto questo lavoro di costruzione di questi materiali. Ecco qua che cosa abbiamo fatto. Fabrizio sarà qui sempre, ma non è qua, grazie a Dio. Io lo chiamo progetto Bucatini, perché con queste, che sono nanofibre sintetiche, ma che mimano la proprietà dei polimeri biologici, sono fatti di piccoli frammenti di proteine sintetiche, quindi sono biodegradabili, facciamo queste nanofibre, le filiamo. Chi è anziano abbastanza come me si ricorda i fili della luce tutti intrecciati con l'isolante, quello facciamo perché sono porosi, e facciamo delle guaine, microguaine. Questo qui è un diametro interno di circa 200 micron, 0,2 mm, ma scendiamo anche sotto quello. Riempiamo la guaina di un gel che supporta, fatto dello stesso materiale ma modificato chimicamente, che è imbibito di fattori di crescita, neurotrofie, CNTF, che è quello su cui lavora il professor Racagni, che permettono la rigenerazione delle fibre nervose, e seminiamo all'interno di questo gel nutriente delle cellule staminali. Poi li trapiantiamo nella lesione, in questo buco letteralmente, dove c'è la cavitazione del quale intervento, ed essenzialmente il risultato dopo 7 mesi di questa lesione cronica. Quindi l'esperimento ci porta via circa un anno, e se sono pazienti questi animali, perché non hanno lo svuotamento spontaneo della vescica, sono proprio un paziente, è un anno di cura di queste cose. Almudena lo sa benissimo, ma l'ha detto la prima volta, ho ripreso una sua espressione usata 10 anni fa al congresso di Terni. This is your specialty, it's like having bad patients. E questo è il risultato, questa è la lesione. Se voi buttate delle cellule dentro o dei materiali dentro, vi ritrovate con un buco del genere, non ha importanza. Questo è con il trapianto dei materiali con i gel senza cellule, e questo è con le cellule. Ve la faccio brevissima perché non abbiamo tantissimo tempo. Vedete che non c'è più un buco, vedete ancora il bordo dei tubi, ma vedete che tra i tubi e dentro i tubi c'è del materiale, chiaramente. E se noi andiamo a vedere, vi faccio ve la taglio molto breve. È tessuto nervoso.
che non c'è più un muco, c'è il tessuto nervoso, ci sono astrociti, oligodendrociti, vasi, microglia, fibroblasti della tunica dei vasi, ci sono cellule che vengono mielinizzate, in parte di origine del donatore, cioè del trapianto, in parte da chi ha ricevuto il trapianto, e in particolare la cosa che mi preme farvi vedere è che queste sono le pareti delle nostre protesi, ma vedete che a monte della lesione si vede fibre che entrano e attraversano l'intera lesione. Il risultato finale, ve lo dico subito, è che il trattamento migliore sembra essere quello con i materiali, i tubi, il gel, i fattori di crescita e le cellule. Più alto è la linea, meglio sta l'animale, ho ancora 3 minuti e 30, lo tengo d'occhio, e questi sono gli animali che hanno la lesione, che hanno preso le cellule sulle materiali. Quindi è significativo, chi è esperto, voi lo troverete particolarmente impressionante da un punto di vista della differenza tra gli animali. Chi fa questo lavoro sa che è un recupero funzionale accettabile, non è una cosa stratosferica, ma una cosa, it's good recovery, nothing outstanding. Il punto però è che c'è quello che non ci aspettavamo, è la presenza di tessuto nervoso che prima non c'era più, tanto vero che noi abbiamo un problema. All'interno dello spinale passa il canale epidimale, dove scorre il liquido cerebrospinale, c'è una circolazione di fluido. Noi non ce l'abbiamo più, perché questo c'è ricresciuto il tessuto e ci si crea una pressione a monte. Ma non ci aspettavamo di rigenerare un tessuto e di non avere più il buco. Quindi adesso stiamo ingegnerizzando delle protesi che abbiano un canale epidimale sintetico all'interno. Tenete presente che quei materiali vengono intanto sciolti dall'organismo e riassorbiti. Alla fine rimane solo il tessuto. Il punto, e questa è una cosa molto interessante, che noi abbiamo fermato l'esperimento 7 mesi pensando che ormai che stanno, e invece abbiamo trovato all'interno chiari segni, ci sono i marcatori K43, B31, non mi ricordo mai il testino, che ti dimostrano che il sistema è ancora in piena rigenerazione, che ti fa bene ovviamente sperare per situazioni in cui in virgolette animale come l'uomo si richiede un processo di rigenerazione lento e graduale che probabilmente dovrà essere coadiuvato da altri trattamenti. Però questi animali stavano ancora recuperando, abbiamo fermato troppo presto ma non lo sapevamo. Abbiamo anche avuto dei grossi problemi a tarare la forma fisica, chimica, tridimensionale e il riassorbimento di questi materiali. All'inizio del primo trapianto ci sono riassorbiti in 1 settimana, non ha funzionato niente. Questi ci mettevano ancora un po' di più. Quindi stiamo lavorando su questo e soprattutto adesso abbiamo un problema. Che avendo funzionato così bene, su animali così piccoli, 2 chirurgie fatte così sono estremamente invasive, quindi perdiamo la significatività del dato per dire il secondo intervento, cioè noi entriamo e distruggiamo un'altra volta, anche solo per fare l'intervento, perché dobbiamo mettere i polimeri. In un midollo spinale più grosso è possibile infilarli di ago, quindi adesso qui a riguardo probabilmente riusciremo a fare queste sperimentazioni su animali di taglia leggermente superiore. Stiamo anche cercando di sviluppare un sistema che ci possa dire come è fatta la lesione tridimensionalmente in modo da poter costruire una protesi che si adatti meglio alla lesione in maniera anatomica, perché i materiali sono flessibili fino a un certo punto. Quindi c'è ancora molto sviluppo da fare, però se vi dovessi dire, questi materiali possono già essere prodotti GMP, le cellule ci sono per GMP, i fattori di crescita ci sono GMP, volendo se uno fosse matto abbastanza potrebbe chiedere domani di fare la sperimentazione sull'uomo, qua nessuno è matto a sufficienza. Per fare una cosa di questo genere ci stiamo lavorando. L'obiettivo di questo progetto è sempre stato solo quello, di arrivare a fare una sperimentazione, ma ci vorranno ancora degli anni. Ok, quindi non è che domani facciamo la sperimentazione, però era semplicemente per dirvi, è molto diverso da 20 anni fa, dove ti guardavano e dicevano, qui noi stiamo facendo questo, vedremo il modello, ci sono tantissimi gruppi che hanno approcci interdisciplinari complessi. Ci si sta muovendo verso un obiettivo che sembra sempre più vicino. Speranza di provare a rallentare questa degenerazione progressiva che paralizza il paziente slato del momento finché muore. Vedete, le nostre cellule si posizionano, siamo in grado di metterli nella posizione corretta. Questo è il permesso ricevuto dall'Istituto Superiore di Sanità, quindi praticamente una decade, per arrivare a ottenere questo permesso, la sperimentazione è iniziata a dicembre, con la selezione dei pazienti, il primo paziente viene trapiantato con quelle cellule che dicevo, tra più o meno 3-4 settimane, non dico la data perché sennò cominciano le telefonate minatorie. Direi che mi fermo ringraziando tutti i collaboratori, soprattutto il buon Fabrizio Gelain che ha retto la mia presenza. Grazie.